I wanna be your slave, i Maneskin qui su Radio Roma. Noi siamo in collegamento con Antonio Amoroso di Cube Trasporti. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Antonio deve abbassare la radio, anzi la deve proprio spegnere se ce l'ha accesa, perché se no rientra. Sì. E allora, è appena concluso praticamente si è appena concluso questo presidio e assemblea a Piazza San Silvestro contro la nascita di ITA, poi la compagnia aerea che va a sostituire di fatto all'Italia. Però insomma, voi avete anche raccolto e come dire pubblicato dei dati molto significativi su quello che vuol dire questo cambio di rotta, questa nascita di ITA e soprattutto la definitiva morte, no, di Alitalia. Sì, certo, da quando Alitalia è entrata in amministrazione straordinaria nel 2017, al 2 maggio del 2017, si sono avvicendati quattro governi che si erano impegnati a rilanciare Alitalia e quindi a costituire una compagnia di bandiera degna di questo nome per un paese di 60 milioni di abitanti, che fosse in grado di competere con le major europee e anche di fronteggiare l'attacco dei low cost. In realtà la montagna ha partorito il topolino. Il progetto di ITA prevede che restino da subito fuori 7.600 dipendenti su circa 10.500, il 57% degli slot di Fiumicino verranno ceduti, il 15% degli slot di Linate, quindi stiamo parlando di una contrazione di traffico notevole, 61 aeromobili di una flotta di 113 rispetto al 2019 resteranno fuori, di cui 18 di lungo raggio e 42 di corto medio raggio, 51 destinazioni in meno. Basti pensare che nel 2019 le destinazioni raggiunte dall'Italia erano in agosto 112, a settembre 92. Stiamo parlando di 51 destinazioni in meno, quasi oltre la metà. Verrà ceduto il programma Mille Miglia, quindi il programma di fidelizzazione dei clienti, verranno esternalizzate le manutenzioni, verrà societarizzato l'handling e infine il brand Alitalia, quello famoso, verrà messo all'asta e ITA lo potrà acquisire solo se supererà gli altri concorrenti nelle offerte pubbliche che verranno formulate. Insomma, quello che comunemente viene chiamato un bagno di sangue non è un rilancio, è una contrazione, è un progetto di espulsione di massa dei lavoratori e anche il piano, così come prevedono le carte che abbiamo potuto consultare, prevedono per il 2025 comunque un'Alitalia più piccola di quella del 2019 e comunque con delle previsioni che sono assolutamente scritte sull'acqua, perché nessuno saprà come sarà il mercato del trasporto aereo passeggeri e merci nel 2025. No, anche perché visti insomma gli ultimi anni sembra che una ripresa, diciamo così, a pieno regime dovrebbe arrivare nel 2024, ma sono comunque anche lì proiezioni che sono chiaramente un po' complicate da fare, più del solito chiaramente, no? Perché non riguardano sicuramente solo il settore economico, ma riguardano soprattutto quello sanitario e quindi se sembrava, no, insomma, quasi tutto risolto con le vaccinazioni, adesso la variante Delta sta rimettendo in discussione tutto, quindi anche i piani industriali delle grandi compagnie aeree ovviamente cambiano. Tutto questo però a me fa specie soprattutto una cosa, ne abbiamo parlato tantissime volte anche qui a Roma di Giorno, di tutta la questione che riguarda soprattutto i dipendenti e le famiglie coinvolte, diciamo così, in questi tagli fatti, come hai ricordato già tu, in maniera insomma molto importante, perché più della insomma la maggioranza dei lavoratori di Alitalia poi si ritroverà a casa, semplicemente perché ovviamente la nuova compagnia sarà veramente molto piccola rispetto all'Italia. Sappiamo del piano industriale che insomma per funzionare, secondo tantissimi addetti ai lavori, secondo tantissimi esperti, secondo i sindacati, insomma dovrebbe essere addirittura più grande di quello che era previsto per Alitalia negli ultimi anni e come hai ricordato anche tu nei vari governi che si sono succeduti. A me però fa specie insomma che il paese, penso che ha a livello di cultura e di storia la possibilità, anzi il dovere forse, di diventare il primo paese per numero di turisti, e purtroppo non lo siamo, si privi di un mezzo fondamentale, si privi di un settore di trasporti che dovrebbe essere leader del settore, perché partendo dal fatto che se si vuole ripartire, anche qui si dovrà ripartire poi nel prossimo futuro dal turismo,
noi non avremo una compagnia in grado di portare i turisti in Italia, noi non avremo una compagnia che da San Paolo in Brasile porta i turisti a Roma, noi non avremo una compagnia che da New York porta i turisti a Venezia, noi non avremo una compagnia in grado di portare da Berlino le persone a Napoli quotidianamente. Questa è la realtà anche, no? Che riguarda il futuro e che però manca completamente e mancherà, perché la programmazione fatta adesso non prevede tutto questo. Ma questo è un progetto di ridimensionamento che parte da molto lontano, che ha accompagnato il processo di privatizzazione, durante il quale vennero espulsi dalla compagnia, che contava 240 aeromobili nel 2008, e decollò la privatizzazione nel 2009 con 100 aeromobili in meno. Qualche anno dopo, quando i capitani coraggiosi fallirono nel loro intento di rilancio, anche lì con un piano di contrazione, arrivò Etihad e anche lì vennero lasciati a terra 30 aeromobili, e quindi anche lì si segnò una contrazione, che poi queste contrazioni sono alla base dei fallimenti delle precedenti ristrutturazioni, perché è evidente che una piccola compagnia non riesce a fare le economie di scala che possono fare le grandi compagnie, è evidente che una piccola compagnia subisce più facilmente l'aggressione e la concorrenza sia delle compagnie low cost, che più di ogni altro paese europeo insistono sul mercato del trasporto aereo italiano, ma anche rispetto alla concorrenza delle compagnie tradizionali. Quindi è difficilmente comprensibile come possa una compagnia così piccola reggere a questo punto l'aggressione della concorrenza. Nessuno sa quando ripartirà il mercato, ma tutti sanno che ripartirà, lo prevedono le previsioni della IATA, e non è un caso che Ryanair concentra i suoi nuovi aeromobili, circa 100, sul mercato italiano. Lo fa anche EasyJet, lo fa Wizz Air, lo fanno anche le compagnie tradizionali come Lufthansa e Air France. Il ricco mercato del trasporto aereo italiano, il terzo in Europa, di fatto viene ceduto e viene in qualche maniera regalato alla concorrenza con un piano, dicevo, che parte da molto lontano. Basti pensare che nel 2000 l'allora commissario europeo De Palacio alla concorrenza europea disse che in Europa da lì a qualche anno sarebbero esistite tre grandi compagnie che avrebbero continuato a fare traffico globale, ed erano le tre compagnie dei paesi di serie A, Lufthansa, British Air France, rispettivamente di Germania, Gran Bretagna e Francia. Tutto il resto delle compagnie avrebbero fatto traffico ancillare, cioè avremmo portato i passeggeri rifornendo queste compagnie. Così è stato con la privatizzazione, così è stato con Etihad e così sarà con una piccola compagnia come Etihad. Davvero un piano fallimentare e una scelta davvero gravissima da parte del governo. Sì, le potenzialità per essere un punto di riferimento c'erano tutte, ovviamente, invece noi poi lasciamo anche i grandi scali, no? A Bruxelles, li lasciamo a Madrid, li lasciamo abbiamo abbandonato completamente quel tipo di mercato, anche e soprattutto partendo da casa nostra, ma ovviamente anche precludendoci la possibilità di diventare snodi fondamentali che adesso sono in altre città, c'è Eindhoven, c'è Amsterdam, c'è Londra, c'è Madrid, e Roma non compare nella mappa dei grandi viaggi aerei, anche per tutti quelli che magari veramente passano dall'Arabia agli Stati Uniti. Noi praticamente non esisteremo più, pare, con ITA. Poi speriamo che, insomma, i piani cambieranno e che la compagnia possa... Posso dare un dato? Sì, sì, velocemente, in 30 secondi, perché abbiamo una schermata... 160 milioni di passeggeri registrati nel 2019, all'Italia con 113 aerei ne intercettava 20 milioni l'anno, su 160 milioni, con il 50% di aeromobili in meno, se andrà bene ne intercetteremo 10 milioni, su 170 milioni quando il traffico del trasporto aereo passeggeri e merci ridecollerà. Davvero ci siamo ritagliati un ruolo assolutamente di nicchia e marginale. Va bene, grazie mille ad Antonio Amoroso di Cube Trasporti. Anche oggi purtroppo abbiamo fatto un punto sulla situazione e non c'è purtroppo grande ottimismo da questo punto di vista, però ormai ITA è nata, appunto, come era il titolo della manifestazione di oggi. C'è poco da fare riguardo a questo. Noi ringraziamo ancora Antonio Amoroso di Cube Trasporti, adesso c'è Gianni Morandi con l'Allegria.